tutti! Ciao! Benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi voglio far vedere la mia collezione preferita. In questa scatola ci sono i giocattoli a cui io sono più affezionata in assoluto. E via! Le Polly Pocket! Sì, ma non le Polly Pocket moderne, o meglio, c'è anche qualche cofanetto di quelle ultime uscite, ma soprattutto c'è tutta la mia collezione di Polly Pocket di quando ero piccola. Come potete vedere, non sono tenute proprio in maniera da collezionisti, tutte belle e precise in un mobiletto in esposizione, ma sono in questo scatolone tutte un po' ammucchiate perché in effetti noi ci giochiamo, anche se fra questi ci sono veramente dei cimeli storici e delle casette che hanno un sacco di anni e a cui sono veramente molto affezionata. Sì, ma non si può giocare senza pupazzetti, quindi le Polly Pocket hanno pure dei pupazzetti. In questa sacchetta qui abbiamo messo tutti i personaggi, anche se secondo me qualcuno sta ancora nascosto qui dentro, perché a volte finiamo di giocare, poi chiudiamo tutto e restano dentro le casette. Comunque adesso io e Alissa tiriamo fuori tutti questi cofanetti da questa scatola, li mettiamo sul tappetone e vi li facciamo vedere per bene. Mi aiuti, Ali? Sì, c'è questo cofanetto di Ariel che è bellissimo, che è tutto a libro, si apre e lì sotto c'è il fondale marino. Ok, dai, tiriamoli fuori! Pupazzetta che è rimasta qui dentro. Sì, te l'ho detto che dentro alcune casette ci sono ancora i personaggi. Guarda mamma, c'è pure l'aereo. Che si può per aprire. Lui è dove ci può mettere le cose. Il bagno qui dietro. Ecco fatto. Ecco qui tutte le casette disposte sul nostro tappetone. Io e Alissa ci divertiamo tantissimo a giocarci, ogni volta le tiriamo fuori tutte e creiamo la nostra super città piena di casette. In questo lato ho messo i nuovi cofanetti delle Polly Pocket, cioè quelli che sono usciti l'anno scorso, quindi nuovissimi. Quando sono usciti questi nuovi cofanetti io ero super emozionata perché speravo proprio di ritrovare le stesse casette con cui giocavo io da piccola. E anche se comunque sono molto carine, anche queste personaggine con le gambe morbide non sono male, rispetto a quelle con cui giocavo io le ho trovate meno dettagliate e particolareggiate. Ad esempio qui il tavolo è tutto completamente bianco, cioè non sono state dipinte con colori diversi le pietanze, ad esempio. Ci sono appunto questi pezzi di plastica colorati messi un po' così. Invece guardate un qualsiasi cofanetto degli anni 80-90 quanti particolari e colori aveva in più. Sia fuori che dentro le casette ogni oggetto aveva i suoi colori, un sacco di dettagli. È un po' un peccato che nei nuovi cofanetti non abbiano riprodotto anche questa qualità del dettaglio. Comunque adesso vi facciamo vedere tutte le nostre casette. Da quale iniziamo, Ali? Questa. Ok, dalla mia preferita. Con questa casetta ci ho giocato tantissimo e anche adesso quando giochiamo io e Alissa questa me la prendo sempre io, vero Ali? Sì, perché mi piace tanto, con la piscina in cui ci si può fare il bagno. Ah, che bello, c'è anche il trampolino su cui ci si può tuffare. E poi qua c'è il dondolo. Poi qui c'è pure il mangiare. Sì, qui c'è da mangiare, qui ci si può sedere a prendere il sole, poi si può andare qui a pranzare o a fare colazione. Sì. Alle porticine che si aprono, e qui si può cucinare, poi questo si potrebbe anche richiudere. Ecco, qui una volta c'erano delle bandierine che facevano in modo che una volta aperto restasse alzato, però io le ho perse, quindi ora ci mettiamo un libro per tenerlo alzato. Poi qui c'è il garage con la macchina che è schizzata via subito. Poi questa casa è piena di stanzette, qui c'è il ripostiglio con un sacco di cose, un giardino al chiuso. Sì, dove ci sono tanti alberelli e piante. Sì, qui sotto invece
c'è la stalla per il cavallo, che ora non so dove è finito, dopo lo cerchiamo. Ah, ma qui c'è... Ma sei tu qua che ti stai facendo il bagno nella vasca idromassaggio? Qui c'è una che si sta facendo il bagno nella vasca idromassaggio. Qui c'è lo studio, qui la palestra. E poi, attenzione, attenzione, perché c'è un'altra stanza segreta. E scusami... E qui c'è un'altra stanza ancora. E qui c'è anche un piccolo telescopio. Sì, per magari andare fuori e guardare. Ed ecco qui il cavallo. Altri due cofanetti che mi piacciono molto sono questi qui, con le casette dei bebè. Qui per esempio c'è la vaschetta per fare il bagnetto. Qui c'è anche la palestrina per farlo giocare. Ovviamente il lettino. E qua anche abbiamo un po' di giochi. C'è anche il cavalluccio. Se tu muovi questo, lo fa dondolare. C'è il bagnetto col vasino e qua i seggioloni per la pappa. Allora, questa qui che sarà il mio lavoro. Il bar! Dove qui, ovviamente nel piano sopra, io qui ci dormo, qui dove si mangia e qui dove si cucina. Un'altra è questa, il ristorante del sushi. Sì, guarda, sembra un ristorante cinese o giapponese. Qui sotto c'è anche il laghetto con i pesciolini. Eh sì, e sai perché l'ho scelto? Perché? Perché a me mi piace il sushi e quindi l'ho scelto subito. Però a Mimì non si dice. A Mimì non si dice. No, ho detto a me. A me mi piace, hai detto. Sì. Va bene, invece io vi faccio vedere un'altra delle mie casette preferite quando ero piccola, perché era una delle più grandi che avevo, perciò mi piaceva tantissimo, ed è questa qui a forma di cuore, che quando la apri diventa la casa delle cerimonie. Qua c'è per sposarsi, che quando giri parte anche la musica, poi si apre qui il vialetto per entrare. Qui invece c'è anche qua uno spazio per metterci il cagnolino, il cavallo, anzi c'era inizialmente. Questo si apre, queste si aprono, ma la cosa più bella è il letto. Si sale al piano di sopra con l'ascensore e poi le coperte si alzano davvero e hanno anche questa specie di rigonfiamento che fa sembrare proprio che il personaggio è sotto le coperte. Qui si apre, c'è una piccola toilette per truccarsi, per farsi belle, e qui c'è anche la torta. Pure a me quella casa mi piace, ma mi piace pure questa a me. Da chiusa non si vede niente, poi quando si apre qui c'è un palco per ballare, per fare concerti, e invece qui nella parte di lato c'è tutta la casetta, anche qui ti puoi mettere sotto le coperte, c'è un salottino, e poi da quest'altra parte c'è per truccarsi. Anche questa è molto bella. Qui dietro ha questi due alberelli che se li pieghiamo la fanno salire, si apre. E qua mi piaceva tanto perché c'era questa stanzetta con il letto a castello e io ci facevo sempre stare due sorelline che dormivano insieme, e poi di nascosto una si alzava, andava qui fuori in balcone, poi scavalcava e scappava sempre via da qualche parte. Però una cosa brutta di questa casetta è che qua sotto è vuota, cioè non c'è assolutamente niente, a parte questo piccolo salottino con la TV, però per il resto non ci sono mobili perché altrimenti non si potrebbe chiudere, però qui potevano anche metterci qualcosa. Però a questo che si apre, non so che serva. Comunque è così. Questo libro misterioso invece, una volta che lo apriamo, scopriamo che nasconde un fondale marino bellissimo con una conchiglia che si apre, anche questa, tantissime cose da scoprire. C'è anche il relitto di un veliero, ricorda un po' la Sirenetta perché anche lì c'era una nave affondata. Questo invece è il supermercato. Allora, quello è il piano di sopra, c'è una specie di ristorantino. Ecco pure la macchinina. Invece sotto c'è il bancone per fare la spesa, dove qui si mette il personaggio e gli dà le cose. Qui c'è la cassa. E anche qui tutte cose per fare la spesa. Sì. E venite con me che vi faccio vedere anche quest'altra casetta. Qui siamo un po' nel Far West, vedete? Sembra quasi un saloon. Si apre e dentro c'è un bar in cui ci si può servire, si può ordinare da mangiare o da bere. Vedete, c'è anche la griglia. Poi si sale al piano di sopra, qui si fanno dei concerti bellissimi e si può anche ballare. Mettiamo la nostra cantante e comincia la festa. Qui sopra c'è anche una stanzettina semplice con il lettino, la vasca da bagno, la stufetta,
la copertina, c'è tutto. Questa è Luna Park. Poi per l'estate ovviamente abbiamo anche la spiaggia, dove tutti vanno lì e si divertono, qui per abbronzarsi. Ah, che bello! E qui per giocare anche a pallavolo, ci possiamo passare la palla. Sì, però c'è pure questa per il mare. Questo io non me lo ricordavo nemmeno, qui è dove si cuciono gli abiti, è il salone della moda. E qui c'è il divano qua. Sì, sembra un po' in stile Parigi. Questa invece è una casetta tutta orientaleggiante, sembra un po' araba da sultano. E poi abbiamo dei cofanetti super piccolissimi. Sì. Per esempio questo, perché come vedete c'è questo laccio, perché diventano delle collane. Sì. Per portarsi la casetta sempre in giro. Questa è una mini cameretta. E questo è l'altro, questa volta però a forma di cuoricino. Che questa non è neanche una casetta, credo, originale Polly Pocket, però è bellissima. Così mi posso mettere e poi posso chiudere. E sto qui al calduccio. Posso aprire qui e c'è anche una poltrona con un sacco di barattoli di miele da prendere. Qui c'è la casetta che di solito usiamo per i pigiama party, perché c'è sia il lettino però anche due sacchi a pelo per ospitare delle amiche e poi andare qui sotto a guardarsi la TV sul divano. Qua dietro abbiamo il cofanetto del ghiaccio. Questa stellina invece nasconde un mondo fatato pieno di glitter. Io oggi voglio giocare con questa. Però per il mio mondo fatato ho bisogno anche di questa qui a forma di fragolina, perché non è che posso fare tutto soltanto in quella stellina. E ho anche questa super macchina. Ma no, è quella che ho preso io. Troppo tardi. Ma no, prima ci stavo giocando e quindi è mia. Ehi! Perché me l'hai buttata via? Qui c'è il mio bambino. E la tua bambina? Eccola qui. Che poi di solito quando noi giochiamo con questi due bambini, che sono i più piccoli, sono quelli che combinano più guai in assoluto e anche però che risolvono i misteri, che risolvono le situazioni. Alla fine sono loro che riescono a fare tutto. La mia amica Angela mi ha proposto un piano folle, di uscire di nascosto questa notte mentre tutti dormono. Solo che non so come fare per non farmi vedere da mia mamma. Allora, lei sta dormendo, devo passare. Ok, non si è svegliata. Ok. Susi, vieni qui giù. Ok, ma come faccio a scendere? Non posso scendere dalla porta, è chiusa. Devo scavalcare. Allora provo a metterti qualcosa qui sotto, ok? Di morbido. Ok, metti la macchina qui sotto. Ecco qui. È troppo lontana. Ecco. Ok. Oh. Ma dove andiamo? Andiamo a una super festa top secret. Eccoci. Beh, ragazzi, il video forse è stato un po' confusionario, ma non era facile farvi vedere tutte queste casette in maniera precisa ed ordinata. E poi adesso io e Alice abbiamo un sacco di voglia di giocare, perciò il video finisce qui. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!